Sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Tu mi hai fatto come un prodigio, le tue opere sono stupende, per questo ti lodo. Quindi fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Buon sabato. Mi spiace per stamattina che con il problema per quanto riguarda il problema che abbiamo avuto con la macchina, però Dio è grande, come dice in Romani 8:28, ogni cosa concorre al bene di colui che ama l'Eterno. Amen. Amen. Allora, quindi adesso per questo pomeriggio, mi sentite bene? Sì. Questo pomeriggio condivideremo una piccola riflessione per quanto riguarda la parola, perché normalmente era divisa in due. Stamattina dovevamo parlare del santuario della pane, della tavola del pane di proposizione, e nel pomeriggio dovevamo parlare anche come prepararsi per il tempo che sta arrivando, per il tempo d'angoscia di Giacobbe, come prepararsi in relazione con il santuario. Allora, gloria a Dio, come ho detto in Romani 8:28, ogni concorre al bene di colui che ama l'Eterno. Allora è Lui che sa quando avremo questa condivisione insieme. Allora, quindi, prima di iniziare vorrei che preghiamo un attimo. Padre Santo, ti ringraziamo per questo momento che ci dai, ti ringraziamo per la tua parola che ci dai. Ti ringraziamo per il sabato, per lo Spirito Santo che ci dai, e mandaci tuo Spirito, Padre, che possiamo capire tutte le meraviglie che si trovano in Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen. 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 Quindi, come dicevo, noi parleremo della... perché noi sappiamo che siamo nel tempo del Yom Kippur, o no? In quanto avventisti sappiamo che siamo nel tempo del Yom Kippur. E cosa si faceva durante Yom Kippur? Il popolo si preparava aspettando che il sommo sacerdote uscisse dal luogo santissimo. Quindi oggi non parleremo proprio, non ci focalizzeremo su quella, sulla preparazione, però andremo al monte per vedere di cosa c'è bisogno prima di arrivare lì. Quindi parleremo della parola, e ho intitolato questo Il santuario e la tavola dei pani di proposizione. Vi ricordate dove era? Dove si trovava la tavola dei pani di proposizione? Dove si trovava nel santuario? A quale livello? Dove? Ok. Nel luogo santo. Perché la tavola dei pani di proposizione? Vediamo che la base di tutto è la parola, perché la parola per noi è di un'importanza vitale. E la cosa che Satana odia di più è la parola. Ha fatto di tutto per combattere la parola per anni e anni e anni. Perché? Perché la parola è di un'importanza così capitale. E Dio dice, noi dobbiamo meditare la sua parola ogni giorno, in modo che quando arriva l'eresia, oppure quando siamo tentati, usiamo lo Spirito Santo, ci aiuterà a fare risalire nella nostra mente le sue promesse per poter allontanare la tentazione. Quindi la parola è di un'importanza veramente vitale. E se vi ricordate, quando Gesù era tentato, in Luca 4 lui diceva, sta scritto. Noi prima, gli avventisti del settimo giorno, eravamo il popolo della parola, eravamo chiamati il popolo della parola. Però oggi l'avventista non è più il popolo, non è più l'uomo, non è più l'uomo della parola, però grazie a Dio ci sono quelli con chi a volte facciamo gli studi e dicono,
Questi fratelli sono così, altri sono così, e poi secondo me voi tenete troppo la parola, e a me ti fa piacere che qualcun altro, un altro fratello di un'altra denominazione, nota che noi avventisti siamo solo focalizzati nella parola, nelle scritture. Quindi dobbiamo ritornare alla parola. Chi è la parola? Chi è la parola, fratelli e sorelle? È Gesù Cristo. Quindi, come dicevo, la cosa a cui Dio tiene di più è la parola. In Apocalisse 19, versetto 13, Gesù Cristo ha il nome la parola. Quindi è Dio ha creato tutto grazie alla parola. Abramo è stato giustificato per fede perché ha creduto alla parola. Il centurione che dice a Gesù: non sono degno che tu possa entrare nella mia casa, dice solo una parola e il mio servo sarà guarito. Tutte queste persone hanno creduto nella parola, perché la parola è importantissima, e la parola è Gesù Cristo. Vediamo anche come ogni volta che ogni persona incontrava Gesù Cristo, che è la parola, lui cambiava. Abbiamo anche la donna samaritana in Giovanni 4 che incontra Gesù, che è la parola, e lei cambia. Abbiamo Nicodemo in Giovanni 3 che incontra Gesù, che è la parola, e lui cambia. Abbiamo in Giovanni 5 il paralitico di Betesda. Abbiamo in Giovanni 8 la donna adultera. Quando ha incontrato Gesù, la parola è cambiata. Quindi la base di una chiesa di risveglio è la parola. Se ci allontaniamo dalla parola, possiamo fare tutto quello che vogliamo, programmi, cantare, fare tutto, però se ci allontaniamo dalla parola non serve a niente, perché il nemico sa dove ci farà del male, ci prenderà nella sua trappola. Quindi la parola è di un'importanza molto molto capitale. Abbiamo, perché è così importante la parola? La gente è morta per la parola. John Hus, lui è morto a causa della parola, della verità, però lui moriva essendo gioioso. Abbiamo John Hus, abbiamo John Wycliffe, abbiamo William Rogers, abbiamo John Wycliffe, abbiamo tutti i riformatori che sono morti a causa della parola. Paolo è stato decapitato a causa della parola. I discepoli erano messi in prigione, torturati a causa della parola. Quindi la parola è la base della nostra, del risveglio nella Chiesa. Anche prima di poter prepararci, se non siamo in connessione con la parola, se non c'è la connessione fra Dio e noi, non ci sarà risveglio. Possiamo fare tutti gli altri tipi di programma che vogliamo, non servirà a niente. Sono molte a causa della parola. E vediamo che nella Bibbia c'è un grande risveglio nella Bibbia, in Atti capitolo 2, Atti degli Apostoli. Cosa è successo in Atti 2? Cosa è successo? In Atti degli Apostoli capitolo 2 c'è stata la pioggia, no? Lo Spirito Santo. Però quella pioggia non viene da, non è che la pioggia è caduta, allora sono messi così e poi la pioggia è, no, c'è stato un percorso di crescita, di preparazione, che noi dobbiamo seguire quella preparazione. Come hanno fatto? Prima di tutto, vi ricordate che in Luca 24, sulla via di Maus, quando loro, due persone, stanno tornando nelle loro case a fare le cose, a pescare, sono tristi, no? E poi si avvicina un uomo che era Gesù, non si sono accorti che era Gesù, e Gesù, parlando con loro, dicono: ma come mai sei l'unico a Gerusalemme che non sa le cose che sono successe in questi giorni? E Gesù parla,
Gesù fa uno studio biblico con loro. Vediamo che in Luca 24, versetto 27, è scritto: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quindi tutte le scritture parlano di Gesù Cristo. Il primo motivo per cui leggiamo la scrittura e studiamo è per incontrare Gesù. Se non incontriamo Gesù nella scrittura, siamo fuori. E poi cosa dice al versetto 44? Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Tutta la scrittura parla di Gesù Cristo. E in Giovanni 5:39 lui dice ai farisei: voi investigate le scritture pensando di trovare in loro vita eterna, ma sono loro che rendono testimonianza di me. Quindi tutta la scrittura parla di Gesù Cristo. E come avevamo detto prima, in altri studi che abbiamo fatto, che Dio ci ha dato il santuario, che è il Gospel Plan of Salvation, quindi il piano della redenzione. E per poter, quando prendiamo un navigatore, abbiamo bisogno di sapere la partenza e l'arrivo. E così con il santuario. E sappiamo che quando il popolo di Israele esce dall'Egitto, cosa fa Dio? Se vi ricordate in Esodo 12, cosa fa Dio? In Esodo 12 ha chiesto loro, questo rappresenta l'altare dei sacrifici. Cosa ha fatto Dio? Ha detto in Esodo 12, dovete sacrificare l'agnello, sì o no? E metterlo il sangue sulle porte. Poi, quando sono arrivati nel deserto, prima di arrivare nel deserto hanno attraversato il mar rosso, che rappresenta la conca di rame. Ci siamo? Poi in Esodo 19 lui dice, nel Esodo 16 prima lui dà la manna. In Esodo 19, che rappresenta l'altare dei profumi, loro devono passare 3 giorni di preghiera e digiuno e di pentimento. Poi, sempre in Esodo 19, Dio dice: voi sarete la luce del mondo, che rappresenta il candelabro. Poi, in Esodo 20, Dio dà la sua legge. E quando ricordiamoci, come abbiamo detto, parleremo della tavola dei pani di proposizione. E vediamo quanto è importante la tavola dei pani di proposizione, che rappresenta la parola di Dio. Va bene? Allora, come far applicare questo a noi? Prima cosa, quando arriviamo a Gesù Cristo, prima di tutto dobbiamo accettare Gesù Cristo come il nostro Salvatore, riconoscendo che Lui è morto per noi, sì o no? Poi, dopo questo, non finisce lì. Dobbiamo attraversare le acque del battesimo, sì o no? Non finisce lì. Poi dobbiamo studiare la parola di Dio, che rappresenta la tavola dei pani di proposizione ogni giorno. Però per poter studiare la parola abbiamo bisogno del candelabro, che è lo Spirito Santo, per poter illuminarci. E dobbiamo pregare, sì o no? E poi Dio non finisce lì. Dio permetterà che la sua legge, lui scriverà, lui dice in Geremia 31:33, scriverò la mia legge nei vostri cuori. Questo è il nostro percorso. Quindi oggi ci fermeremo sulla tavola del pane
di preposizioni. E c'è uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti nel 2016. Questo è uno studio statistico per vedere più o meno quanto leggiamo, gli avventisti del settimo giorno leggono la Bibbia. Abbiamo qua, per fare il riassunto, meno di una volta al mese, 7% degli avventisti leggono la Bibbia meno di una volta al mese. Quasi una volta alla settimana, 13%. Più di una volta alla settimana, 28% degli avventisti, più di una volta alla settimana. E ogni giorno, più di una volta al giorno, 49%. E 3% degli avventisti del settimo giorno non leggono mai la Bibbia. E poi vedremo cosa causa come risultato. Abbiamo 42, questi sono gli ultimi studi statistici che sono stati fatti. 42%, gli ultimi risultati, 42% degli avventisti sono usciti dalla chiesa. È impressionante. Perché se vediamo che quasi 74% al mese leggono la loro Bibbia, la domanda che ci dobbiamo porre è: leggono o studiano? Perché c'è una differenza fra leggere come un giornale e studiare, o no? Quindi se 42% escono di chiesa, incredibile. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre è: cosa contempliamo? Cosa contempliamo? Perché c'è Paolo che ci dice in 2 Corinzi 3:18: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito Santo. Per fare corto, siamo trasformati all'immagine di quello che contempliamo. Facciamo un po' fra noi e noi, fra noi stessi. Siamo un po', vogliamo essere sinceri con noi stessi, quanto tempo trascorriamo a contemplare tipo il telefonino, la TV, i programmi? Quanto tempo trascorriamo a contemplare quelle cose? Pensiamo, per noi forse si contemplo e basta, no. Ci dice la scrittura che siamo trasformati di gloria in gloria dell'azione dello Spirito Santo se contempliamo Gesù Cristo nella parola. Quindi l'inverso cos'è? Che saremo trasformati di peccaminosità in peccaminosità, di peccato in peccato, se contempliamo altre cose. Cosa contempliamo? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. E c'è, perché è così vitale sapere di cosa viviamo, cosa contempliamo? C'è la White che dice una cosa importante. Primi scritti, capitolo 68, paragrafo 4. Lei dice: questo è il momento per scrivere la legge di Dio nel nostro spirito, nella nostra mente e nel nostro cuore. Lei dice: questo è il momento di scrivere la legge di Dio nella nostra mente e nel nostro cuore. Il Signore mi ha mostrato il pericolo che corriamo nel permettere che il nostro spirito e la nostra mente siano condizionate da pensieri e interessi mondani. Vedi che alcuni si lasciano distogliere dalla verità presente e dall'amore per la Bibbia in seguito alla lettura di libri eccitanti. Se vogliamo essere preparati per la fine, dipende di cosa contempliamo adesso, perché saremo trasformati all'immagine di quello che contempliamo. E c'è uno scopo che Satana ha nella sua mente, che quando ho letto questo ho fatto wow. Che dice la White?
Lei dice una cosa, seguiamo bene, lei dice, altri ancora pensano che il ritorno del Signore sia troppo lontano. Non so se vi è mai capitato di sentire questa cosa, no? Non è così vicino, è lontano, tanto non è che arriverà presto, arriverà, non so se vi è mai... Però se non siamo ancorati nella parola, allora andiamo, seguiamo i movimenti. No, comunque verrà, una cosa è certa, è che verrà. Non verrà presto, però non è quello che dice la Bibbia. La Bibbia dice presto. In tutti, quando ho guardato nella Bibbia, in 10 versioni della Bibbia, che sia la King James, la Diodati, la Nuova Diodati, la Nuova King James, tutti questi 10 versioni bibliche dicono sempre verrà presto. Anzi, ci sono versioni che dicono sicuramente presto. Quindi ci sono, è un po' come Mosè quando è salito sul monte. Cosa hanno fatto cosa ha fatto il popolo? Si è messo, ha detto, ma questo Mosè è duro, ma ci mette tanto a tornare. Allora iniziamo a ballare o no? È così. Perché iniziamo a ballare, a bere, perché diciamo, no, Gesù torna, tanto torna, sì, sicuramente, no, torna presto. Così, se sono un figlio di Dio, sono un missionario, faccio di tutto per fare in modo che la parola, divulgare la parola, è il seme. Allora, una piccola cosa, riflessione, allora, do a mio fratello, faccio di tutto, ci sono tanti mezzi, l'internet, c'è YouTube, quindi... Usiamo i metodi per fare in modo che la parola, se no, se rimango con una cosa per me, sì, so per me, no? Significa che sono egoista. Allora fatto di tutto per divulgare la parola, perché è il seme. Altri ancora pensano che il ritorno del Signore sia troppo lontano. È passato più tempo di quanto si aspettavano e quindi pensano che tutto possa durare ancora molti anni. In questo modo le loro menti vengono distolte dalla verità e orientate verso le realtà terrene. Sentite, fratelli e sorelle, qua è forte. Si corre così un grave rischio. Infatti, se la mente è impegnata da realtà diverse dalla verità, sulla fronte non ci sarà più posto per il sigillo di Dio. Non ho capito. Non so, avete visto come me? Forse è vero solo io, Si corre così un grave rischio. Infatti, se la mente è impegnata da realtà diverse dalla verità, sulla fronte non ci sarà più posto per il sigillo di Dio vivente. E in quale tempo siamo adesso? Siamo nel Yom Kippur. Dal 1844 ha iniziato il Yom Kippur, il momento del giudizio, sì o no? Quindi Gesù Cristo dov'è? Nel luogo santissimo. Cosa fa il popolo? Cosa faceva il popolo fuori? Cosa faceva? Si preparava, pregava, digiunava, quindi intercedeva. Quindi cosa fa il popolo? E Gesù nel luogo santissimo per ricevere. E poi vediamo in Apocalisse 7 da 1 a 3 è scritto: dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiassero sulla terra né sopra il mare né sugli alberi. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente. Quindi Gesù Cristo è nel luogo santissimo, non è ancora uscito dal luogo santissimo, il popolo si deve preparare. Cosa fa il nemico? Crea tutti i modi, tutti i tipi di divertimenti per fare in modo che la parola di Dio adesso ci annoia, il sabato no. Dai, andiamo a fare una partita, dai, andiamo a giocare a ping pong, dai, facciamo. Avete capito? Quindi il Satana fa in modo che noi siamo sempre impegnati a fare altre cose. Quando Gesù, il sommo sacerdote nel luogo santissimo, sta per uscire perché viene presto,
Perché se dico non viene presto, allora mi sento un po' incomodo, si faccio tanto, tanto, tanto verrà, tanto verrà. E poi dice, e grido a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiano segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Quindi Dio sta ancora trattenendo i quattro venti, perché Dio dice: no, aspettate, sono ancora i miei figli. E cosa fa Satana? Come ha detto la White, abbiamo letto prima, lui fa di tutto in modo che la nostra mente sia occupata da altre. Così quando arriva il sigillo, non trova un posto dove mette il sigillo? Qua? No, deve essere qua. Perché deve essere qua? C'è un perché. Il sigillo è qua perché c'è un motivo. Sappiamo che noi, Dio dice in Geremia 31:33, io scriverò la mia legge nel loro cuore. Non pensiamo di solito che il cuore è, no, il cuore non è il muscolo. È qua che Dio vuole scrivere la sua legge, nel lobo frontale. È per quello che il lobo frontale è con il lobo frontale che Dio comunica con noi. Però Satana vuole per fare in modo che noi comunichiamo con la parte delle emozioni. Sempre le emozioni, così ci lasciamo trascinare dalle emozioni. Sempre le emozioni, non ragioniamo. E quando è così, siamo già caduti. Quindi Satana vuole, ognuno di loro, sia Dio che Satana, vuole avere il controllo del nostro essere. È la vera battaglia. La vera battaglia è lì. Qua. Chi avrà il sopravvento? Chi ci guiderà? Satana fa di tutto, Dio fa di tutto. E a noi abbiamo la libera scelta, abbiamo il libero arbitrio, perché Dio è amore e l'amore viene con la libertà. Quindi Dio vuole scrivere la sua legge qua, e Satana fa di tutto per creare divertimenti. Anche la musica che ascoltiamo, dobbiamo andare a vedere se la musica che ascoltiamo è buona. Cioè, se per creare, per fare in modo che il nostro lobo frontale non ragiona più, perché quando entriamo in un certo ritmo, oppure un po' come in discoteca, quando tu entri sono le luci, a un certo momento il cervello cerca un po' di essere stabile, ma a un certo momento lui fa: oh, ma sono stanco. E quando lui dice sono stanco, non posso più, visto che a livello del cervello ci sono delle onde alfa e beta. Le onde alfa sono quelle che permettono al cervello di analizzare una cosa e rigettare. Dice: ma questa immagine per me va bene, o in TV? No, non voglio. Automaticamente facciamo così, perché ragioniamo. Però lui cosa fa? Fa passare tante immagini, e fra immagini che fa passare c'è una cattiva immagine. A quel momento il nostro cervello non ragiona, non può dire non voglio, l'immagine passa e va nel suo conscio. E è lì che sta lì tranquillo, e è quello che determinerà il nostro carattere. E noi diciamo: no, quando guardo no, non mi fa niente, tanto sono forte, guardo questo non mi fa niente, ascolto non mi fa niente. No, no. Approfondiremo più quando faremo il santuario e il corpo umano, sarà più approfondito. Quindi Dio vuole scrivere la sua legge qua, però Satana non vuole. E cosa c'è in Matteo 24? Gesù dice ai discepoli, in Matteo 24 versetti 3 a 4 e 5, leggiamo: mentre egli era seduto sul monte degli olivi, i discepoli si avvicinarono in disparte dicendo: dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente.
Perché vi ricordate che quando sono usciti dal Tempio, i discepoli dicevano, oh, guarda il nostro Tempio, oh, guarda com'è bello, guarda. Si vantavano, oh, guarda, guarda Gesù, è bello, no? Però Gesù... Però di cosa ha detto Gesù? C'è una cosa che interessa a Gesù, che preoccupa Gesù più di tutte le altre. Lui dice, Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Quindi cosa ha detto Gesù? Non ha risposto subito alla domanda. Lui dice guardate loro, guardate che nessuno vi seduca. Questo è quello che preoccupa Gesù. Non è che sì, ti posso raccontare tutto. Il Papa è andato qua, la bestia ha fatto questo, questo ha fatto questo, la bestia che sta dal mare, sì, bello. Però quando tornerò sarai pronto? Perché ricordiamoci che nel primo capitolo del Gran Conflitto, la sorella White dice che c'è un uomo che lui diceva sempre, lui sapeva i tempi e le epoche, bene, precisi. Però quando la distruzione di Gerusalemme è arrivata, lui è morto nella distruzione. Però lui sapeva 6 anni prima. Come mai? Lui annunciava alla gente, però lui è morto nella distruzione. Non dico che non è importante, no. Non devo essere frainteso. È importantissimo. Però Gesù dice, quello che mi preoccupa è che voi non siate pronti quando ritorno. E come farà la gente a sedurre i figli di Dio? Dalla parola. E con la parola. Satana lui sa la parola. E noi? Satana conosce la parola, eh? Conosce, anzi è forte. E noi? Questo è quello che dobbiamo porre come domanda. E in Giovanni 6, Gesù dice una cosa importantissima. In Giovanni 6, da 51 a 56. Come fare per poter non essere seduto? Perché Gesù dice, guardate che nessuno vi seduca. Cosa fare? Gesù dice, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia questo pane, vivrà in eterno. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. La tavola del pane di preposizione, questa è la di cui stiamo parlando. Se qualcuno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E lui dice, in verità, nel versetto 53, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Quindi possiamo, in altre parole, fratelli, possiamo essere cristiani, essere bravi, fare tutto, in chiesa, tutto, però non avere una relazione con la parola, e essere, in realtà siamo morti, o no? È quello che Gesù sta dicendo. Quindi, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Quindi, in qualche parola, siamo dei morti viventi, che camminiamo. Ciao, come stai? Bene, ciao. Però in realtà siamo morti. Oh no, fatemi un po' l'idea. È strano? Fa ridere, però è seria. È serissima. Quindi possiamo essere morti, che camminiamo. Ciao, tutto bene? Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Se non mangio la carne di Cristo, possiamo dire tutto, possiamo dire io amo Cristo, no, non sono sentimenti, è una questione di principi. Non posso dire amo mia moglie e lei mi manda i messaggi su WhatsApp, non leggo. Ha un senso? Lei mi manda i messaggi, amore, no, non leggo.
un senso e dico amo mia moglie. No, quando ce l'ho con qualcuno, quando ce l'abbiamo con qualcuno, la prima cosa che facciamo è che non vogliamo parlare con la persona. Se non vogliamo leggere la Bibbia, in realtà non vogliamo parlare con Dio. Quindi in conclusione non amiamo, quindi significa che ce l'abbiamo con Dio, o no? Sì, sì, in modo pratico ce l'abbiamo con Dio. Anche se diciamo, professiamo, e non è, i fatti dimostrano tutta un'altra cosa. E questa, prima di andare verso la fine, in 2 Timoteo 3,16 al 17 è scritto: ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché, questo perché è molto importante, dunque, ogni parola è ispirata da Dio, l'ispirazione è lo soffio da Dio, e quella parola, quella, ogni scrittura, quella scrittura, quella parola, cosa per scopo? È utile a insegnarmi, a riprendermi, perché riprendere è importante, perché se di solito quando parliamo del peccato, no, non vogliamo, no, perché il peccato ci, Dio ti fa vedere dove sbagliamo e non vogliamo, no, stiamo tranquilli, tanto saremo così fino alla fine, fino a quando Gesù torna, e così facciamo tacere la nostra coscienza, in realtà non vogliamo essere ripresi, è per quello che allontaniamo il peccato, quando parliamo del peccato ci dà fastidio, no, cosa ha detto? No, educare, a correggere, a educare alla giustizia, tutto questo perché? Perché l'uomo di Dio sia pronto a cosa? Per ogni buona opera. E sapete qual è l'inganno di Satana di questi tempi? Il più grande inganno di Satana? No, la Bibbia, la parola, tanto, non ho bisogno di sapere Apocalisse 12, 13, Daniele 2, Daniele 7, tanto alla fine lui mi chiederà, hai dato da mangiare a me, mi ha dato da mangiare, mi ha dato, sei venuto a visitarmi, capito? E così è molto sottile e molto pericoloso. Diciamo no, alla fine mi chiederà, quando avevo fame non mi ha dato da mangiare, quando avevo sete non mi ha dato da bere, e quando ero in prigione non mi hai visitato. E è l'inganno, perché diciamo no, tanto è questo è la cosa essenziale, quindi la parola non ne ho bisogno. Vado, e poi divento, cosa divento? Uno schiavo, divento un fariseo. In modo sottile, molto sottile, entriamo nelle opere, cerchiamo la salvezza grazie alle opere. Diventiamo, quindi perché non abbiamo lasciato la parola? Vado a visitare i malati, vado a fare questo, divento vegano, divento questo. In realtà sono uno schiavo della legge, ma penso di essere libero. Non sono libero, sono uno schiavo. In Galati 4, Paolo ci parla di questi due tipi di persone. Lui dice i due patti, le due alleanze, sono due persone, sono Ismaele e Isacco. Sono Caino e Abele. Sono Agar e Sara. Sono il monte Sinai e Sion. Perché due persone che pensano in modo diverso. Che pensa? Una che pensa grazie ai meriti di Gesù Cristo di avere la salvezza, e l'altra persona che pensa di poter con i suoi meriti di avere il regno. Quindi questo è l'inganno, perché quindi lo scopo di tutta la parola con cui entro in contatto, lo scopo è cosa? Perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Allora la domanda che faccio è questa: chi fa le buone opere? Chi fa le buone opere? Allora, nella Bibbia, dove è scritto? È importantissimo. Chi fa le buone opere? Perché corriamo il rischio di dire, non ho bisogno, vado a dare da mangiare e allora ho la salvezza. No. Chi fa le buone opere? Perché la parola è ispirata.
E poi Gesù dice in Giovanni 6:69: la parola che vi ho detto è vita. Quindi la parola non è solo una parola che leggo così come giornale e rimane lì, no, è una potenza, perché la parola, Dio ha usato la parola per creare il mondo. Dice che la luce sia, pam, la luce c'è, che i monti e gli alberi, vum, vum, vum. Quindi la parola ha una potenza, e immaginiamo se la parola agisce in me, cosa avrà come risultato? Perché se ci dobbiamo preparare, ho bisogno di quella potenza, cioè forza in me. E solo rimanendo, cercando con preghiera e umiltà, Gesù Cristo nella parola, che sarò così connesso con Lui, mangiando, perché Lui ha detto, chi non mangia e non beve il mio sangue, della carne, il mio sangue, non posso dimorare in Lui. Quindi non posso dire di tutto, però in realtà Cristo non c'è. Ci sono solo io. E sono io. Allora, domanda per andare verso la fine. Chi fa le buone opere? Abbiamo le Bibbie. Chi fa le buone opere? Andiamo in Giovanni 6:29. Chi fa le buone opere? Andiamo in Giovanni 6:29. Qualcun altro apre? Galati 3, versetto 3. Giovanni 6:29. Un'altra persona apre Galati 3, versetto 3, possiamo leggere anche da 3 a 5. Giovanni 6:29, qualcuno ce l'ha? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Ele ha mandato. Ok, leggiamo anche il versetto prima, anche questo. Ok, quindi i discepoli vogliono fare anche loro i miracoli, è normale, no? Vogliono anche risuscitare la gente, vuole fare. Allora Gesù, cosa possiamo fare per fare i miracoli come te, per fare buone opere? E Gesù cosa risponde? Ok, rileggi ancora il 29. Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Ele ha mandato. Quindi l'opera di Dio è che crediate in colui che Lui ha mandato. Quindi Gesù dice: voi volete fare le buone opere? L'unica cosa che Dio vuole è che voi crediate in colui che ha mandato. E basta. Quindi non cerchiamo. Lui non dice: allora volete fare le buone opere? Andate a dare a mangiare lì, andate a fare questo, andate a visitare lì. No, crediate in colui che Dio ha, che crediate in colui che Dio ha mandato. E chi è colui che Dio ha mandato? È Gesù. E chi è Gesù? È la parola. O no? Quindi l'opera di Dio è che voi crediate nella sua parola. Prendiamo un altro testimone, Galati 3, da 3 a 5. Galati 3, da 3 a 5. Galati 3, da 3 a 5, ci siamo? Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose in vano, eppure è proprio in vano. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o per la perfezione, per predicazione della fede? Ok. Quindi colui che vi somministra lo Spirito e fa le buone, e fa le opere, lo fa tramite le opere della legge o tramite il frutto dello Spirito. Quindi
se abbiamo capito bene, Paolo sta dicendo, ma voi avete iniziato un'opera con la fede, avete visto i miracoli, adesso a un certo momento volete fare con le vostre forze, ma siete matti, un po' con questo, fra virgolette, ma siete insensati. Colui che opera, quindi colui che vi somministra lo Spirito, e chi somministra lo Spirito? È Dio che somministra lo Spirito. E lui dice, chi fa le opere? Chi fa le opere? Chi fa le opere? Leggiamo bene il versetto. Chi fa le opere? Aspettate che lo prendo anch'io. Galati 3:5. Colui a 5. Colui dunque che vi somministra lo Spirito e opera. Quindi, colui che somministra lo Spirito è la stessa persona che opera i miracoli. Chi opera i miracoli? Chi opera i miracoli? È Dio. Chi somministra lo Spirito? È Dio. Quindi, se l'uomo deve essere leggendo, entriamo in contatto con la parola che è Gesù Cristo, tramite preghiera, pentimento, se l'uomo fa della buona opera, una buona opera, chi lo fa? È Dio. Quindi quello che vuole Cristo è di entrare in contatto con la parola, credere nella parola, e allora il resto seguirà. Allora diventerò vegano, non mangerò più questo, mangio quello che piace a Dio, diventerò questo, amerò il mio fratello, e verrà naturalmente, in modo che nessuno si possa vantare davanti a Dio. Perché se riconosco che è Dio che l'ha fatto in me, non mi vanto. Non è che vedo il mio fratello e dico, ma ancora un po' da fare te. No, no, perché so che è Dio che l'ha fatto in me. E per andare a conclusione, andiamo un po', vediamo Giovanni 14:12. Giovanni 14, 12. In verità, vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Ah, ok. Chi crede in me farà le opere più grandi. Allora, quindi chi crede in me farà le... Perché chi somministra lo Spirito è il Padre. Leggiamo per l'11, versetto 11. Credetemi, io sono nel Padre e Padre è in me. Se non credete a causa di quelle opere stesse. Ok. Leggo una. Credetemi, sì. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Sì. Credete a causa di quelle opere stesse. Ok, leggi ancora i 12. In verità vi dico che chi crede in me farà anche le opere che faccio io. Ok. E farà di maggiore. Ok. Perché io me ne vado al Padre. Ok. Quindi, chi farà le opere? Quelli che rimangono in Gesù Cristo faranno le opere. Ok. Quindi, se sono in contatto con Gesù Cristo, che è la parola, farò le buone opere, come abbiamo visto prima. Leggi adesso il 10. Sì. Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io ti dico non le dico di mio, ma il Padre che mi dimora in me fa le opere sue. Mm-hmm. Chi fa le opere in Gesù? È il Padre. Perché il Padre dimora, il Figlio dimora nel Padre, il Padre dimora nel Figlio. E lui ci aveva detto prima, in Giovanni, se non mangiate della mia carne e bevete del mio sangue, no, io non dimorerò in voi. Ma chi mangia e beve del mio sangue, io dimoro in lui e lui dimora in... Quindi se dimoriamo in Cristo e lui dimora in me, noi anche noi faremo le buone opere. Nello stesso modo in cui lui fa le buone opere, però è il Padre che fa le buone opere tramite lui.
Quindi anche Gesù era come noi, faceva le buone opere, però era il Padre che faceva le opere tramite Lui. Amen? È una bella promessa. E sarà semplice amare il prossimo, fare tutto, sarà semplice. Quindi Dio vuole che siamo in contatto con la Sua, parola. La parola è tutto per noi. E lui dice in Giovanni 17:17, santificali nella verità, la tua parola è la verità. Il nemico non vuole che entriamo in contatto con la parola, perché lui sa che la parola ti santifica. Vedete che la santificazione non è un processo che io faccio, io sono bravo, no. È la parola che mi mette da parte. Così non mi vanto. È Dio. E Dio, gloria a Dio. È la parola che mi santifica. La parola che mi prepara per il sigillo. Senza la parola non vado da nessuna parte. Anche se so dove è il Papa, dove faccio questo, dove... No, no. La tua parola è verità. Per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. E c'è la sorella che ci dice: uno degli inganni più efficaci di Satana è l'idea secondo la quale ciò che gli uomini credono ha poca importanza. C'è qualcuno che ha detto: oh no, sai, siamo salvati per grazia, tanto non abbiamo bisogno di sapere tutta la Bibbia, a cosa mi serve? Allora ho detto: sorella, se era così, Dio avrebbe scritto su un foglio: sono morto per te, e ti dà, dice, questa è la Bibbia. Tieni, sorella, figlio mio, questa è la tua Bibbia. Però ha scritto tutto questo, perché? Lei dice, egli sa che la verità santifica colui che l'accetta con amore. Con la parola, la Bibbia, se la prendo, l'accetto con amore, lei mi mette da parte. Quindi si impegna costantemente per sostituirla con false teorie, con favole e con un altro Vangelo. E poi per concludere, come avevamo detto, noi abbiamo parlato della tavola dei panni e proposizioni. Qual è il Vangelo che è completo? C'è chi predica solo il cortile, lui predica. Ci sono quelli che predicano il sacrificio di Gesù Cristo. Gesù Cristo è morto per noi, tanto basta così, non ho bisogno di sapere niente, lasciami stare, sono già salvato. E c'è chi predica solo il sacrificio e il battesimo. Oh, sono battezzato, allora sono tranquillo, lasciami stare, sono già in cielo, come ha detto Paolo, che sono già seduto in cielo a destra del Padre per fede. Vedete un po' come... E c'è chi si ferma solo nel luogo santo, che predica la tavola dei panni e proposizione, il candelabro e l'altare dei profumi. Solo che purtroppo tantissimi dei nostri predicatori si fermano nel luogo santo. Non parlano della glorificazione che è nel luogo santissimo, perché il popolo deve guardare nel luogo santissimo e sapere: ma cosa sta facendo Gesù nel luogo santissimo? E noi siamo stati chiamati nella storia nel 1844 per proclamare quel messaggio. C'è la tavola dei 10 comandamenti, c'è che rappresenta il carattere di Dio, c'è il bastone di Aarone per il sacerdozio e lo stato dei morti, c'è la manna. La manna che è lì è la parola, non è solo la parola, la manna anche lì per la riforma sanitaria. Il tempo della fine, allora un popolo deve avere una certe caratteristiche, le caratteristiche dell'Elia. Come poniamoci la domanda: il secondo Elia come si vestiva? Cosa mangiava? Come era il suo stile? Qual era il suo messaggio? È uguale al messaggio che noi dobbiamo proclamare. Però ci fermiamo lì, nel luogo santo, e siamo lì, no, avventisti del settimo giorno, no, non siamo avventisti lì. Siamo avventisti, siamo avventisti o battisti per quanto riguarda la conca di rame, o siamo avventisti
luterani che sono fermati solo al sacrificio di Cristo, o siamo avventisti presbiteriani per quanto riguarda l'altare dei profumi, o avventisti metodisti per quanto riguarda il candelabro, perché Dio ha chiamato tutte queste persone per ristabilire la verità che era stata calpestata. Però ha chiamato alla fine 2306 mattine il movimento avventista per un messaggio preciso, la glorificazione, perché questa parte corrisponde alla giustificazione per fede, questa alla santificazione per fede e questa alla glorificazione. Che Dio ci aiuti e ci dà il suo spirito, perché come lui ha fatto la promessa in Genesi 3:15, io metterò in inimicizia la donna fra tua progenie e la sua progenie, perché in realtà non siamo portati a amare le cose di Dio. Naturalmente siamo portati a non amare Dio, a non amare la sua parola. Naturalmente non siamo portati a leggere la Bibbia ogni giorno, però lui ci ha fatto la promessa: io metterò in inimicizia. Non è che tu farai, no. Quindi dobbiamo credere nella sua parola, amen. Dobbiamo credere nella sua, perché lui che metterà in inimicizia e ci darà l'amore per la sua parola. Amen. Amen.